buongiorno dal vostro Lino Juventus e una buona domenica. Più 7, più 7, più 7. E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Ve l'ho detto io ragazzi, la Lazio senza attaccanti perdete parecchio. Ho detto sarebbe stata una gara difficile per la Lazio a Milano. A parte che era una Lazio che dopo il lockdown doveva perdere già punti con la Fiorentina. Ha perso con l'Atalanta, ha perso ieri col Milan. Cioè non è la Lazio del pre-lockdown. Quindi godiamoci questi 7 punti di vantaggio. Mi raccomando, martedì non sottovalutiamo il Milan. Ragazzi, un Milan in netta ripresa. Un Milan in netta ripresa dove noi andiamo a giocare questa partita senza De Ligt e senza Dybala. Quindi ragazzi, occhio martedì, che se vinciamo martedì andiamo a Milano, è un ennesimo passo in avanti verso il campionato, verso il nono di fila, perché vincere martedì sarebbe fondamentale. Una partita, ragazzi, vi dico la verità, io non mi aspettavo che la Lazio prendeva 3 gol, non mi aspettavo questo Milan, però un Milan che ha vinto con la Roma, magari il pareggio con la Spal poteva destabilizzare un po' l'ambiente, invece ieri ha reagito davvero bene. Quindi ragazzi, martedì sarà dura la gara di San Siro, specialmente senza De Ligt e senza Dybala. Però ragazzi, noi abbiamo Milan, Sassuolo e Atalanta. Se in queste 3 partite riusciamo a fare anche 7 punti, va bene. Poi se ne facciamo 9, chapeau. Quindi ragazzi, occhio martedì a Milan. È un Milan in netta ripresa, è un Milan che martedì darà veramente, darà tanti tanti problemi alla Juve. Però adesso ci godiamo questo più 7. Lo dito! Non dicendo, adesso cosa vuoi fare i playoff? Facciamo uscire qualche positivo al coronavirus? Lotito, sei finito. Lotito, sei finito. Lotito, sei finito. Ragazzi, va bene così, ci teniamo questi 7 punti. E poi voglio dire la mia su Sarri. Quando io vedrò questa Juve giocare in questa maniera, fare 4 gol in Europa, allora dirò: Sarri ha cambiato la Juve. Ma fin quando noi in Europa, per sfortuna, metto le corna, non la riusciamo a vincere, usciamo fuori dalla Champions, dopo aver perso Coppa Italia, aver perso la Supercoppa Italiana, eventuale eliminazione in Champions, solo lo scudetto. Sarri, mi dispiace, ma rispetto ai numeri di Allegri, hai fallito. Perché Allegri, primo anno in Italia, alla Juve, scusate, campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, finale di Champions League. Quindi non stiamo ancora nelle condizioni di chi non credeva in Sarri di chiedere scusa a Sarri. Sarri deve lavorare ancora per avere almeno le mie scuse per dire ho sbagliato opinione su Sarri. Bisogna confermarsi in Europa. Quando questa Juve andrà in Europa, mi farà 3-4 gol con Bayern Monaco, con Barcellona, con Real Madrid, allora dirò finalmente Sarri ha cambiato la Juve. Ma fin quando questo non succederà, io non parlerò né di sarrismo e né di niente, perché stiamo facendo una cosa che facciamo da 8 anni, ossia quella di dominare in Italia. Il problema è l'Europa. Io valuterò Sarri in Europa. Se per pura sfortuna noi dovremmo uscire dalla Champions, Sarri ha fallito. È lui che deve chiedere scusa a noi, non noi a lui. No, lui per avere le scuse almeno da me mi deve alzare la coppa con le orecchie. Allora dirò ho sbagliato idea su Sarri. Quindi, non è che peccammo 25 partite, ma possiamo vincere pure 10 di fila. Ripeto, in Italia sono 8 anni che stradominiamo. Quindi non c'è nessuna condizione per andare a chiedere scusa all'allenatore. Sarà l'Europa ad essere giudiziosa per Sarri. Quindi ragazzi, aspettiamo la Juve in Champions League. Vediamo questa Juve come giocare in Champions League. Se Sarri a me conferma di giocare alla grande anche in Europa, mi alza la coppa con le orecchie, allora dirò, chiedo scusa a Maurizio Sarri per i miei giudizi sbagliati. Ma fin quando questo non succederà, Sarri, tu le scuse da parte mia. Attualmente stai facendo una cosa normale, ossia dominare in Italia perché dominiamo da 8 anni. Questa è la realtà. E quest'anno, se finiamo il campionato, sono 9 anni di fila. Quindi è presto ancora per giudicare Sarri. Attualmente, anzi, ripeto, Coppa Italia persa, Supercoppa Italiana. Attualmente è più fallimento che cosa buona. L'Europa sarà decisiva per Sarri. Ragazzi, Lino Juventus, vi auguro una buona domenica, vi abbraccio a tutti e ricordate che chi tifa Juve non perde mai. Iscrizione, ragazzi, iscrizione. Ciao!